Molti si chiedono se incrementare la frequenza dei rapporti possa accrescere il desiderio sessuale. Analizziamo il legame tra frequenza dell'attività intima e libido in entrambi i partner. Più sesso, più desiderio femminile? Per le donne non sembra esserci un effetto diretto. La libido femminile dipende da molteplici fattori ormonali, psicologici e relazionali. Aumentare la frequenza può risultare controproducente se vissuto come un obbligo, mentre accresce il desiderio se i rapporti sono appaganti e gratificanti. Più sesso, più desiderio maschile? Negli uomini, avere più orgasmi può effettivamente aumentare temporaneamente i livelli di testosterone e quindi accrescere la libido. Ma occorre che i rapporti non siano vissuti in modo meccanico, altrimenti possono sortire l'effetto opposto. Effetto su coppie discordanti. Quando in coppia la libido dell'uomo è superiore, avere più rapporti può accontentarlo ma rischiare di allontanare la partner se vissuti come eccessivi. Un dialogo aperto è importante per trovare un equilibrio. Riscoprire l'intimità. Avere più momenti di intimità aiuta sicuramente le coppie che hanno trascurato la sfera sessuale a riscoprire una connessione più profonda, riaccendendo così anche la passione. Non forzare l'intimità. È controproducente incrementare i rapporti se uno o entrambi i partner non lo desiderano. Meglio concentrarsi sull'intesa emotiva e attendere che torni spontaneo il desiderio fisico. Preliminari importanti. Più che la quantità di rapporti, negli uomini conta la qualità dell'esperienza intima. Preliminari prolungati e un'atmosfera rilassata stimolano maggiormente la libido. Comunicazione essenziale. Parlare apertamente di cosa si gradisce di più e di eventuali difficoltà è fondamentale. Le parole accendono il desiderio quanto i fatti. Considerare terapie ormonali. Se a causare un calo prolungato della libido ci sono squilibri ormonali, trattamenti mirati sotto guida medica possono risolvere il problema alla radice. Conclusione. Non esiste una formula magica uguale per tutti. Conta che l'intimità sia vissuta in modo appagante da entrambi i partner, forzature possono sortire l'effetto opposto. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per altri contenuti simili a questo. Resta sintonizzato per il nostro prossimo video.